Sono tanti giovani presenti in questi giorni di fraternità, di condivisione, ma soprattutto di preghiera e di ascolto della volontà di Dio. Giovani che si pongono domande, giovani che sono in ricerca vocazionale. Padre Pio e San Francesco stanno dando belle risposte a questi giovani che si stanno mettendo in ascolto e Pietrelcina è luogo adatto a questo. Proprio in questa chiesa di Sant'Anna, Padre Pio non solo ha ricevuto il battesimo, ma anche ha compreso la sua vocazione e a soli 5 anni ha risposto alla chiamata del Signore, a quel Sacro Cuore che lo invitava di offrire la sua vita a Lui. Il Creatore manca. In questi giorni in cui abbiamo vissuto, ecco, un'anticipazione del Natale insieme a tanti giovani fratelli che hanno deciso, ecco, di passare qui gli ultimi giorni della novena del Santo Natale proprio per prepararsi bene a festeggiare la nascita di Gesù Bambino. Per noi frati questo è un motivo di impegno perché, ecco, offrire ai giovani la spiritualità certamente di San Francesco che era legatissimo al Natale, quindi anche di Padre Pio che davvero francescano amava e teneva in alta considerazione le celebrazioni del Natale, per noi è un'opportunità ma è anche un impegno, ecco, di trasmettere a questi nostri giovani fratelli che vivono nelle nostre parrocchie, che nelle nostre comunità, di trasmettere, ecco, un messaggio di essenzialità per questo Natale, di trasmettere il messaggio vero e autentico del Santo Natale, ossia qual è il messaggio del Natale? È Dio che si incarna, Dio che viene ad abitare in mezzo a noi, Dio che si fa prossimo all'uomo. Anche i giovani si sono voluti incontrare, si sono fermati per la riflessione, la meditazione, la preghiera e per vivere la fraternità in questi luoghi, luoghi particolari, ma luoghi in cui Padre Pio ha vissuto il suo primo incontro con il Signore, ha vissuto le gioie e le consolazioni dell'incontro con Dio. Ecco, speriamo e auguriamo soprattutto a questi giovani, ma a tutti i giovani del mondo, di sentire la gioia di incontrare il Signore Gesù. Speriamo che l'abbiano potuto vivere i giovani che sono stati qui, ma lo auguriamo, ripeto, a tutti coloro che ci seguono attraverso i nostri mezzi di comunicazione.